Dalla Mole Antonelliana, eccolo lì, è tornato. Iuric, buonasera. Mister, buonasera. Oh, buonasera. Ma non è che sei imborghesito un po', chiedo scusa, da quando è andato a Torino, perché la vediamo un po' con l'appartamento. Sì, no, questo è un tipico, diciamo, sì, arredamento di Ikea. Ho montato io da solo al sabato quando c'era posticipo. C'erano tutte le brugole. Sì, cioè. Ecco, dialogo, mancava brugola in uno. Ci ho messo più tempo di dovuto. Comunque, un ritorno a Verona da vincitore. Si è preso anche, diciamo, una bella rivincita. Oh no, no. Cioè sì. Io contento per Torino, quello sì. Sì. Mi dispiace, mi dispiace per Elas. Non è nessuna rivincita. Certo, è contento perché il presidente rosega dentro. Quelle cose là, insomma, sì. Però ecco, mi dispiace per tifosi, quello sì. Ti aspettavo un Verona proprio così dimesso? No. Cioè, quando io ho visto Verona contro Lecce ho pensato... Sì. Questi ci danno una bella sorata. No? Ah, sì. Magari. Invece Verona, visto ieri, era brutta copia di quello. Ma di veramente? Vero. Cioè, è stato come piccare bambino che fa cacca. No. Sì, no, vabbè, non è che deve fare le metafore proprio è fino a... È stato come urtare Vecciotto che indrometta se calzette. Sì, quello, cioè, come quello fare flick e flock con uno senza miolina. Ma è orribile questa. Ma veramente? Cioè, ma, cioè oh, come giocare sì. A strega comanda color con uno daltonico. Invece sì. Tanti tifosi hanno ancora il dente avvelenato per come ha lasciato l'Hellas. Molti invece la vorrebbero ancora alla guida del Verona. Ieri ha lasciato qualche dichiarazione, ma glielo chiedo a bocce ferme. Lei tornerebbe? Come diceva mia amica Tettona, a bocce ferme. No, cioè sì, cioè sì? Sarebbe mio sogno. Ah, davvero? Cioè, il mio amore per Elas sì. è sempre grosso come casa. Bene, bene, bene. Però, cioè, è cosa complicata. Cioè, come quando tu sei innamorato di Bella Stronda. Eccolo, ci mancavano queste. E quando sei innamorato ti pare di essere tutto tu, hai capito? C'è viaggi metro da terra. E cioè, un giorno vedi Bella Stronda Sioretta, magari, sì. Che ti fa moine, no? Allora tu pensi, perché io devo stare con Bella Stronda Mapitoca? Meglio stare con Bella Stronda Sioretta. Allora, ma dai, il cuore non si comanda. Scelta, no, e vai a fare vita di Sioreto. Eccolo, e poi ti accorgi che Bella Stronda Sioretta, cioè, è trista come brodo di dado con dentro mioline, no? Allora dici, stavo meglio con Stronda Pitoca, però ormai tornare indietro, cioè, sì. È come mangiare Bondì in 10 passi, cioè è impossibile. Ma che metafora trova stasera? No, sarebbe mio sogno, sì? Perché... Io Verona. No, sì. Non faccia così. Io Verona ho stato da Dio. No, non faccia così. No. Fa piangere anche torni noi. Diretta, dai, adesso fa piangere. Torni mister. Qui. No, cioè. Scusa, è che mi dispiace veramente un po'. Vediamo. Cioè, vediamo. Ma è una cosa come Mike Tyson. Sì, cioè? È più forte di me. Non riesco proprio, cioè io quando penso come ho stato a Verona, sì, immagino, sono stato, immagino, sì. Io famiglia tutto, ho stato da Dio proprio, certo. Cioè, io penso che ecco. Ho fatto grande cagata. No, ma senta, mister, no, le faccio l'ultima domanda così tanto vediamo sì, se no sì. Dico se Verona andasse in B verrebbe lo stesso? Ciao, buonanotte. Sì. Ecco, sì. Scusa, sì. Ma a chiamare sì. Sì, ma... Sì, ma... va bene, saluto e arrivo. Ecco, vabbè, ecco, abbiamo sì. Capito, mister, vedi, abbiamo capito. Arrivederci, però, mister. Ho stato da Dio. Sì. Sì. Grazie, mister. In collaborazione con Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, AutoZai.